promesse fatte nel momento della ordinazione. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola, della predicazione del Vangelo e dell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e con fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. E ora, fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito del Signore, perché Don Angelo e tutti voi formiate una sola famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Padre, pastore dei pastori, per i grandi doni del tuo amore, in Cristo tuo Figlio presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia, riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda, o paterna benevolenza, Don Angelo, a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che questa comunità parrocchiale della Chiesa Santissima Assunta cresca e si edifichi il Regno Santo del tuo Spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che tu hai mandato, Gesù Cristo Signore nostro, che vive e regna nei secoli. Il carro di Sant'Elia,
a voi le croci del santuario. Basta pensare alla festa di San Sebastiano che Don Giuseppe ha voluto rilanciare qui a Galata. Tante iniziative che ci hanno visti collaborare. Abbiamo potuto constatare la sua apertura alla nostra comunità e non posso non ricordare, diciamo, la disponibilità ad aprire le chiese alle manifestazioni pubbliche, la presentazione di alcuni libri particolari, delle mostre, il concerto sotto l'albero che teniamo ormai ripetutamente in questi ultimi anni qui in questa chiesa favolosa. E quindi un lavoro veramente intenso che mi ha gratificato notevolmente e che ha caratterizzato anche la comunità di Galata, il suo temperamento mite, il suo essere persona capace ma nello stesso tempo, diciamo, riflessiva, ha posto e ha determinato nell'ambito di questa parrocchia sicuramente l'aver creato una situazione di gestione ordinata. Diciamo, noi troviamo oggi una parrocchia ordinata con la presenza degli scout, di un coro parrocchiale eccellente, ma anche di una Caritas che ha collaborato con noi in questi anni in maniera particolare. E quindi in virtù di questo noi diciamo grazie immensamente a Don Giuseppe, così come siamo sicuri e ringraziamo Sua Eccellenza per il dono che ci ha dato con Don Angelo, che anche con lui Galatone saprà aprirsi, saprà discorsi in maniera ordinata ma soprattutto presente sul territorio. Quindi siamo convinti che con Don Angelo, insieme agli altri parroci di Galatone, riusciremo con l'amministrazione a creare una squadra forte per affrontare le problematiche forti e purtroppo in alcune circostanze dolorose che purtroppo viviamo in queste circostanze. La parrocchia della Chiesa Madre è una parrocchia grande, è una parrocchia variegata e di certo, diciamo, al di là del fatto che comprende anche la gestione del santuario verso il quale noi calabresi siamo devoti in maniera particolare, potrà constatarlo direttamente giorno dopo giorno la fede che tutti noi calabresi poniamo nei confronti del Santissimo Crocifisso. E quindi noi siamo convinti che questa fede rafforzata con Don Angelo e con la partecipazione di tutta la comunità intorno alla parrocchia sicuramente saprà dare le risposte così come sono state date da parte di Don Giuseppe Casciano. Quindi noi facciamo tutti gli auguri possibili e immaginabili a Don Angelo, dando la nostra disponibilità piena come amministrazione comunale ma come comunità tutta, così come lo facciamo con le altre parrocchie. E siamo convinti che c'è la necessità di fare questo percorso insieme in maniera positiva per la crescita sociale del nostro territorio. Quindi grazie per quello che siamo convinti di poterci aspettare da parte tua, come vi ho potuto notare le parole in occasione dell'addio, dell'arrivederci, diciamo come vogliamo dire, in occasione di Parabbia di qualche settimana fa, quando disse: lei mi colpì, io sono rimasto legato e mi rimarrò legato per sempre alla Madonna e alla cultura di Parabbia. Poi siamo partiti. Palpitare da parte di tutti noi calabresi nei confronti del Santissimo Crocifisso lo ammaglieranno nello stesso modo e quindi sicuramente alla fine vorrà dire anche in questa circostanza di voler rimanere a Galatone almeno con lo spirito e con il cuore. Grazie a tutti. Piazza San Pietro presiede questa grande veglia in attesa di preghiera per il sito, per invocare il dono dello Spirito. E noi ci vediamo lì da tutta la Chiesa universale, rappresentata lì in piazza.
piazza San Pietro, che canta, loda, benedice il Signore per il dono della famiglia e chiede grazie per il nostro tempo. Ma poi il nostro sguardo si gira attorno qui, in questa meravigliosa assemblea liturgica, e loda e grazie il Signore per tutta la fede e la preghiera che esprime dai nostri cuori in questa circostanza del passaggio di consegna da Don Giuseppe a Don Angelo. Ed è anche questa una comunità bella, dove il Signore in questo momento poggia il suo sguardo e ci dona tutte le sue benedizioni e accetta tutti i nostri propositi. Io voglio salutare innanzitutto Don Angelo e Don Giuseppe per questa obbedienza che hanno fatto e quindi ne parlerete. Poi il saluto a tutto il presbiterio, a tutto il clero che rappresenta in questo momento la nostra diocesi, come sabato non potevamo essere di più. Saluto Don Antonio, grande Don Antonio, insieme con i religiosi che vengono di Città Palazzo, Padre Clemente, Padre Giuseppe e Padre Domenico, ma poi quel saluto alla mamma e ai fratelli di Don Angelo. Grazie perché siete qui, grazie per il dono del vostro figlio e del fratello. È chiaro che è doveroso salutare sia il sindaco di Galatone, che ci accoglie come sindaco di Maragna. In questo anno, in questi giorni ci siamo visti spesse volte, proprio per questa, ecco, questo è bello, questo avvicinamento dei parroci, vedo la Chiesa giovane, il bisogno di, proprio di rispecchiare quelle gente che Papa Francesco ci sta donando, e quindi ogni cambio di parroco significa, ecco, uno ricominciare da qua, continuare un cammino, rivivere tanti momenti belli, ed è tutto dono e grazie del Signore. Saluto tutte le altre autorità, civili, militari, e l'ambasciatore Schiavoni, ma poi tutti gli amici di Palamina, che vi avete accompagnato.